Roma Termini, si parte, si va a Milano, stasera c'è Interporto, prima però qualche parola, bisogna spenderla per quella squadra che ieri sera a Francoforte ha dettato leggi, ha fatto capire che in questo momento potrebbe non essercene per nessuno, vedremo ovviamente, stare coi piedi per terra, ma molto consapevoli della forza che è il Napoli, anche ieri sera dimostrata a suon di gol, a suon di grande organizzazione, a suon di spettacolo, quello che regalano i calciatori di Luciano Spalletti, veramente ci sarà da divertirsi, ma deve divertirsi anche l'Inter, e gira che ti rigira, tutto si poggia su Romero Lukaku, perlomeno tutto il discorso va a finire a Romero Lukaku, se Simone Inzaghi sceglierà lui per andare a giocare accanto a Lautaro Martinez, significa che avrà scelto la profondità, lo strappo in velocità, significa che avrà scelto di andare uno contro i difensori del Porto, significa voler isolare Romero Lukaku nello spazio e significa che Lautaro Martinez dovrà girargli attorno per sfruttare appunto i suoi passaggi, ma anche per sfruttare gli spazi che il belga saprà creare. Se invece Simone Inzaghi sceglierà di Ingego, evidentemente bisognerà andare di palleggio, bisognerà andare a sfidare proprio nell'uno contro uno i giocatori portoghesi, ma forse sul loro terreno più congeniale, che è quello della tecnica. Vedremo quali saranno le scelte dell'allenatore dell'Inter. Napoli, ragazzi, è una roba che non si può guardare, veramente uno scandalo, cioè, è scandaloso il Napoli, ribadisco il concetto, è veramente scandaloso. Oh, stasera Radio 1 Rai, ore 21, Interporto, Stadio San Siro, una bolgia nerazzurra come negli anni 60 e 70, adesso i Bauscia devono correre allo stadio e far vedere al mondo chi sono, e questa stagione di Coppa dei Campioni, attenzione che lo dico adesso, magari ce la ricorderemo nei prossimi anni. A presto.